Andiamo a smentire una dopo l'altra tutte le fake news che stanno girando e che vi stanno dicendo. Prima fake news, che avremmo attivato il MES. Non abbiamo attivato niente, non abbiamo attivato alcun MES. Seconda fake news, stanno dicendo che il Movimento 5 Stelle avrebbe cambiato idea sul MES. Prima di tutto ve lo stanno dicendo quei Meloni, Salvini e Berlusconi che il MES sì l'hanno approvato e ratificato in Parlamento nel 2011. Sono loro i colpevoli del fatto che oggi esiste il MES. Noi non abbiamo cambiato idea. Il MES è qualcosa di negativo, era qualcosa di negativo e lo è ancora adesso. E finché il Movimento 5 Stelle rimarrà al governo in maggioranza del paese, non si attiverà mai il MES. E ora vi diciamo che cosa c'è scritto in quella risoluzione che abbiamo votato in Parlamento e che dà una forza a Conte, che impegna il nostro Presidente del Consiglio ad andare ai tavoli europei per dire delle cose tipo riformare completamente il MES, cambiare il MES di oggi che è un potenziale rischio per i paesi che utilizzano quei fondi e trasformarlo in un qualcosa che è a vantaggio e a favore dei paesi che lo utilizzano. Oppure abbiamo inserito un impegno al Presidente del Consiglio di andare ai tavoli europei e dire agli altri capi di Stato e di Governo che il patto di stabilità va completamente riformato. Non ci basta, anche se ovviamente è giustissimo, che sia stato sospeso durante questo periodo di crisi economica per la pandemia da Covid-19, ma deve essere completamente riformato. Questi sono i fatti. La verità è che stiamo mantenendo tutte le promesse sin dalle origini delle nostre idee di Europa, le origini del Movimento 5 Stelle, quelle di un'Europa intesa come comunità, un'Europa intesa come un istituto fatto di paesi che aiutano i popoli di tutti questi paesi. E vi do anche un consiglio a coloro che continuano a mentirvi, a farvi credere che il Movimento 5 Stelle abbia cambiato idea. Non solo dite loro che è falso perché il MES non è stato attivato, ma l'hanno approvato loro. Ma quando vi dicono MES, rispondete a Recovery Fund. Recovery Fund significa per l'Italia e per tutti gli italiani 209 miliardi di euro che arrivano dall'Europa, quell'Europa che prima era brutta e cattiva e grazie al Presidente del Consiglio Conte, al Movimento 5 Stelle che l'ha scelto e sostenuto, sta diventando un'Europa solidale. E noi abbiamo dato questo di mandato al Presidente del Consiglio. Quindi a chi vi dice MES per farlo arrabbiare, rispondetegli Recovery Fund. Vedrete che starà zitto.